Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in uno dei campeggi più belli della Croazia. Ci troviamo a Tisno, all'Olivia Green Camping. Questo campeggio è suddiviso in due parti. Il camping è affacciato al mare, come potete vedere questa è la parte dedicata alle case mobili e là in fondo c'è l'area campeggio per camper, van e tende. La nostra casa mobile è questa qui, con la piscina. Da questa parte non abbiamo nessuno, abbiamo solo un vicino alla nostra destra. Bellissimo. Per essere più precisi, ci sono case mobili con piscina e cucina, case mobili con cucina e case mobili solo con piscina. Quando noi abbiamo deciso in quale periodo volevamo venire qui, era disponibile solo la casa mobile con la piscina. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo portate la cucina direttamente da casa, portando con noi tostapane, bollitore e friggitrice d'aria di mia madre. Così possiamo direttamente cucinare nella nostra casa mobile senza doverci preoccupare di cosa andare a mangiare e dove andare a mangiare ogni sera. Noi ci troviamo in via Earth numero 7. È formata da un grande patio per poter pranzare, cenare e godersi il sole. Al suo interno un letto matrimoniale molto comodo, macchina del caffè, mini frigo, distributore di acqua, aria condizionata, doccia e WC separati. Buongiorno, stiamo per andare a fare la spesa, un supermercato che abbiamo visto su Google che è qui vicino. Si chiama Tommy Market, è a 10 minuti in macchina e andiamo a prendere un po' di cose per sopravvivere nei prossimi giorni. Diletta oggi propone zucchine ripiene con tonno, Philadelphia e pangrattato. Diletta oggi propone pollo con peperoni e zucchine. E dopo una giornata passata a divertirci e a rilassarci in piscina, è ora dell'aperitivo. Sì, la bottiglia l'ho portata da casa, è della cantina Muraro 952. Traminer accompagnato a couscous con verdure e feta. Il tutto davanti a questo splendido tramonto. Diletta oggi propone panini con formaggio e mortadella e formaggio e crudo. Ci stiamo preparando perché abbiamo deciso di andarci a fare un giro in barca. La si può noleggiare direttamente qui nel campeggio e abbiamo deciso di prenderla per un paio d'ore, fare il giro della costa e delle isole qui intorno. Vediamo come sarà questa esperienza. Smettila! Luci! Ma smettila, stai andando veloce! Comunque siamo a 2,5! Vai piano! Vai piano! No, devi stare attenti sul bisturi, wey! Luci, no, non farmi incazzare, perché ti giuro che ti butto giù dalla barca, Devi girare che ci sono i surfisti! Non sento! Devi girare che ci sono i surfisti! Non puoi, ci hai detto di non puoi! Sono SUP, non sono SERP! Sono comunque delle persone! Che clima sereno! Basta! Stai andando troppo veloce! Amo, siamo a 2,5! Cos'è sta roba? Una gara di barche! No, ma ci superano le canoe! No! No, Luci, no, no! È così che si naviga! Diletta però, porca troia, venivo a nuoto se dovevo andare! Non toccare che non sai toccare, ferma! Va via! Sì. Amo, ti prego, no, non rompermi i coglioni. Vai più piano, porco. vai più piano. Ma non si può andare via a sta velocità. Non so, andavo via in pedalò. Va via, sentatela, fa caldo! Ti sposti, mi fai guidare a me. Dai, sposti, via.
Ma dimmi te che rompi coglioni. Vai, vai, puoi sedere. Non devi girare così, devi guardare le onde. Senti che aria fresca. È ancora qui, Chiui? Ehi, ciao. Per cena abbiamo provato i cevapcici, carne tipica balcanica molto speziata, accompagnata delle deliziose patatine fritte. Buongiorno, stiamo andando a noleggiare una canoa. Una cosa un po' più tranquilla oggi. Ci teniamo aggiornati. Alla fine di Letta ha deciso per il SUP, quindi probabilmente non faremo la canoa. Adesso lanceremo una monetina e vediamo cosa... No, ecco, ha deciso SUP, basta. Penso che dopo la giornata di ieri, oggi farò quello che lei decide. Ci è venuto un dubbio, si dice SUP o SAP? SUP o SAP. Insomma, quella cosa lì, quella tavola lì in cui remi in piedi praticamente. Serve sulle ginocchia, ok, poi appena in piedi. Sì, però prima provate in ginocchia a fare un po' di... Ma è già sti sassi, no? Fanno già... Ah! Mamma, che bella idea di merda! Vai là! Vai là! Occio! Occio! Via! Che bello! Mamma che bello! Ma se perdo il manico qua! Preferisco le cose un po' più adrenaliniche! Amo io cado! Appunto! Non lo esercito da troppo in palestra, l'equilibrio! Ok, sono in ginocchio! Ma perché abbiamo deciso sta cosa? Boh, io non lo trovo così divertente! Sta cacatina qua! Poi mi dà anche fastidio non vedere sotto! La boa pelosa! Io sto bene qua così! No, no, dai, vieni! Com'è? Figo? Sì! Ti do io l'adrenalina! Non riesco! Dai, dai! Non riesco! Altro piede, Luci! Non riesco, non riesco. Mi ha rotto i coglioni sto SUP, io non lo voglio fare. No, no, adesso lo fai. Ma sono 1,80 m. Addominali, Luci. Sono in ferie, gli addominali anche. Addominali, amore. Forse. Siamo tutti in ferie. Dai, amore, brava, brava. Sono in piedi? No, ok, no, sono in piedi. Non voglio cadere. Sono in piedi, ti è piaciuto che sono in piedi? Calmati. Adesso devi alzarti piano piano. Dai, dai, brava, 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 brava. Oh! Ma perché cazzo abbiamo deciso sta merda? Perché stai andando in là? Che idea di merda! Dov'è la telecamera? Nel mio costume. Spegnila. L'esperienza si è trasformata in un'esperienza bellissima grazie a Diletta che mi sta trascinando con il suo SUP. Guarda, ho legato tutto. Ti vedo a tuo agio, soprattutto per la velocità. Ma che addominali abbiamo qui! Pur di non cadere, si distrugge l'osso sacro. Ciao, se sta bello. Il pranzo di oggi prevede gnocchi fritti, friggitrice d'aria. Finita la maionese. No, me l'hai finita tutta. No! Ciao! Andiamo in acqua! Andiamo in acqua! Andiamo in acqua! Andiamo in acqua! Vai, vai, Kiwi, dai! Questa sera pinsa trasformata in panino con tacchino e formaggio e questo tramonto meraviglioso. Kiwi, seduto! Bravo, piano, piano! Bravo! La luce delle 6:30 della mattina. Buongiorno, sono le 6 del mattino e noi stiamo andando a fare una passeggiata per raggiungere Tisno assieme a Kiwi. Ciao Kiwi! Leila! La pace che regala questa passeggiata mattutina, tutti che dormono, il sole che sorge, il rumore del mare. Che romantico. Sei proprio un sagittario. L'arrivo in paese ha fatto sì che entrassimo in un supermercato, fare un po' di spesa e prendere la colazione di questa mattina. Due bomboloni.
Ti senti davvero in ferie quando a un certo punto a vacanza dici che giorno è oggi? Ma davvero che giorno è? Giovedì? No. Mercoledì? Forse. Case che mi piacciono molto con questo design moderno, ma anche questa non è niente male. È in costruzione e immaginatevi svegliarsi la mattina e avere questa vista. Qualcuno di voi sa spiegarmi il motivo del perché mettere una sedia sopra il cofano della macchina? Ci hanno appena portato gli asciugamani nuovi, profumati, pronti all'uso. Diamo inizio al mio passatempo preferito, o meglio, mi siedo qui, anzi mi sdraio qui, vista sul mare e Kindle. Vado avanti con il secondo libro che sto leggendo in questa vacanza. Diletta oggi propone peperone ripieno di pollo, feta e pan grattato. E dopo l'antipasto ecco il pranzo di oggi: zucchine ripiene di pollo, feta e pan grattato. Stiamo andando al bar a usufruire di questi drink di benvenuto che ci hanno dato al nostro arrivo il primo giorno. Abbiamo preso due birre. Cin, viva! Questa è la faccia di una che sa benissimo che finita la sua birra avrà anche questa birra da bere. No, me la bevo tutta. Ah, setta come che va, io sta canzone. Ho come la sensazione che usciremo a cena questa sera. Questo camping è pet friendly, potete portare i vostri amici a quattro zampe. Ma ciao! Ciao! Questa è la piscina comune. Alla fine ha vinto il ristorante del campeggio. Pronti a scegliere dal menù che cosa mangiare questa sera? Gli hamburger, la birra e il tramonto. Nella parte del campeggio ci sono queste tende con aria condizionata. Da fuori sembrano anche belle grandi. Dopo la passeggiata rilassante di questa mattina ci stiamo dirigendo presso il noleggio di moto d'acqua che è a 15 minuti dal nostro campeggio. Diamo un po' di adrenalina a questa giornata! Come abbiamo messo la macchina in un punto un po' abusivo, Diletta sta controllando che il camper passi. Perfetto, ci passa, andiamo! Sono le 10:30, c'è talmente tanta gente che ha deciso di fare la moto d'acqua oggi che alla fine noi abbiamo l'appuntamento alle 12:50. Nel frattempo ci divertiamo qui. Ok. Ah no, scarpe! Me caso fischia! Ciao! Ma per me non è stata una bella idea neanche questa, comunque. Ma io mi faccio male. No. Allora, sì. In ospedale? No, basta essere bravi e far piano. Piano? No, Diletta, io non me la sento più. Esatto, perché siamo delle atlete nate. Che idea! Mamma, Diletta, la prossima volta che tu deciderai qualcosa, sarà qualcosa da mangiare. Pensavo fosse più facile comunque. Vai, amo! Devi capire una cosa, sono una persona con una partita IVA. Non posso permettermi di far male, di slogarmi i cavigli. No, andiamo piano. Oh! Oddio, come va andando? Madonna, il boccia! Ti sposti, ti prego. Amo, stai facendo? Ci sono stati dei problemi con le moto d'acqua e per questo motivo ci regaleranno 5 minuti in più nel nostro giro, solo che la partenza non è più alle 12:50 ma sarà alle 14. Nel frattempo siamo in un bar qui vicino che stiamo aspettando da mangiare prima di fare il nostro bel giretto in moto d'acqua. Bello viaggiare, esercito l'inglese, disse Diletta, e fu così che tornò con delle patatine in più perché non ci siamo capiti. No, lui non mi ha capito perché io gli ho detto c'erano anche delle patatine, lui yes more, io no more. Amor. No more. E vabbè, bel pranzetto. Wow, sembri un minion. Amore, ti sento un po' tesa. Piano, brava. Com'è? Insomma. Sei tesa? Sì.
Vai amore! Dai, 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 dai! Bravo amore, vai! Accelera amore! Non puoi esagerare, tira! Ma non... Pesa però! Ti senti? Pesa! Dai, sei un po' tesa, stai anche tremando! Brava! No, no, no. No, mollare di colpo così! Però se giri e acceleri viene fuori una figata, sei pronta? No, 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 no. Sopra le mie, così! Che si è alzato! Velocissimo! Cadetto, no, velocissimo! Sta cadendo, sta per cadere, eh! Dai, dai! No, sta per cadere davvero! Ti piace? Gavena! Ci sei, amore? Amore? Ehi! Moto d'acqua fatta, ovviamente Zestabeo. Ti è piaciuto? Non rifare. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ricordati di iscriverti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, Zestabeo!